Benissimo, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno al professor Gennaro D'Amato che è con lui come ogni giorno. Buongiorno a tutti. Professore, lei ci voleva leggere un comunicato del Bambino Gesù, lo faccia pure. Ecco, io diciamo che sono cari amici, medici veramente bravi del Bambino Gesù di Roma che assistono a un altissimo livello tante patologie dell'infanzia. Ora, anche essi hanno visto l'iter dei camion militari che vanno verso Ferrara o altre città per la cremazione, che nemmeno è possibile fare, in una sorta di Spoon River che sta veramente rattristando tutti. E addirittura il padre Aquilino di Bergamo è stato messo in quarantena e non può nemmeno benedire le sangue. Mi spiace in questo modo, ma credo che sia importante. Poi magari parleremo della tendenza a scendere di questo trend. Ecco, vorrei leggere quello che il Bambino Gesù di Roma ha mandato a me e a tanti altri amici, che dice questo: 13.000 persone decedute nel mondo a causa del Covid-19. La solitudine di chi muore e l'addio senza l'ultimo sguardo è dolore nel dolore. È vero che si muore sempre soli, ma il conforto, la mano tesa di un figlio, di una moglie, di un parente, sembra alleviare forse le sofferenze di chi muore e dare un senso alla vita e all'amore. Ora non si può dare l'ultimo saluto a chi se ne va. Non si possono celebrare i funerali, non si può tenere nemmeno la veglia funebre ai tempi del coronavirus. Il lutto psicologicamente resterà per sempre una condizione sospesa. Non ci potranno essere persone fisiche, né discorsi, né applausi o palloncini che volano uscire. Solo la benedizione per chi è cristiano. Ecco, diciamo che è un impegno che mi sono preso con gli amici del Bambino Gesù. E credo che questo faccia riflettere moltissimo, che non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo superare con coraggio e con perseverando nello stare a casa, perché soltanto così si può ottenere la vittoria su questo virus bastardo. Dicevo, 2 giorni di riduzione leggera è un buon segnale, però dovrebbe continuare perlomeno per 5-7 giorni. Se continua progressivamente a scendere la curva degli infetti e dei decessi, diciamo che potremo nel giro di 2-3 settimane dire che stiamo cominciando a uscire fuori da questa angoscia. Bene, da oggi intanto parte la sperimentazione dell'Avigan. In effetti ne abbiamo parlato ieri. Sostanzialmente l'Avigan svolge un ruolo opposto a quello dell'altro farmaco, il tocilizumab, se non ho detto male, e in effetti anche l'uno agisce all'inizio del morbo, l'altro invece agisce in una fase molto avanzata. Ecco, quindi diciamo che al di là di quello che può essere il risultato, giustamente i governatori premono per la sperimentazione che parte da oggi, proprio perché, come dire, nella disperazione qualsiasi possibilità va percorsa. Certo, e noi fra 3-4 settimane potremo sapere se potrà esserci pure in Italia questo farmaco, che comunque, ripeto, potrebbe essere eventualmente un aiuto nelle fasi iniziali. Come dicevo, invece abbiamo avuto la bella notizia dal Cotugno che con la sperimentazione dell'anti-IL-6, cioè il farmaco per l'artrite reumatoide, che appunto stanno sperimentando un po' in tutta Italia, ma la sperimentazione più grossa è partita da Napoli e sta continuando, ebbene ben 4 persone sono state estubate. Ecco. Significa che 4 persone dei 18 o più che sono attaccati al ventilatore al Cotugno hanno liberato un posto per altri 4 da intubare. Questo è importante perché i ventilatori non ce ne sono più. Il Cotugno Monaldi è strapieno. Adesso
se andrà avanti in modo positivo potranno piano piano esplorare altri. Noi ci auguriamo di questo. E in effetti non abbiamo farmaci. Dicevamo ieri l'antimalarico, la idrossichinolina, che è difficile da trovare, il platinil, che può essere uno. Senta, volevo farle una domanda, ovviamente la faccio da profano, non mi picchi virtualmente. Se il cloro è un elemento, diciamo, che il virus soffre enormemente, ci sono medicinali, ecco, basati su questo cloro, in effetti, che potrebbero essere utili per la bisogna? Del cloro? Sì. Sì, no, diciamo che questo, il farmaco, il Plaquenil, quello che viene utilizzato come, in effetti è utilizzato da anni come antimalarico, è un farmaco oltretutto generico, per cui può essere prodotto in grosse quantità, anche perché comincia a trovarsi. E mi dicevano amici di Parigi, dell'Inserm di Parigi, con cui sto in contatto quotidiano, che la Sanofi francese ha dato in omaggio grosse quantità di Plaquenil, che non si trova in Italia, che sarebbe, cioè si trova, però evidentemente le scorte sono finite, ci auguriamo sì, che si possa avere. Un po' anche la storia delle mascherine, che non si trovano e che invece sono utilissime e che invitiamo assolutamente a mettere per bene, come abbiamo detto, soprattutto quando si esce, quelle rare volte che si esce, è importante metterle al di sopra del naso, non al di sotto, come certo. Questo è importante, ed è importante tenerle anche nelle famiglie quando c'è un caso sospetto, un caso di febbre. Mi sta capitando frequentemente di sentire cari pazienti in cui c'è un membro della famiglia che ha cominciato ad avere febbre, prima magari 38-39, poi 37-37,5, e questa febbricola che continua, ebbene questi pazienti devono stare isolati, perché altrimenti si infettano tutti, devono stare in una stanza, possibilmente con un bagno personale, in modo tale che non infettino gli altri. Il problema delle mascherine noi ci auguriamo che possa essere risolto al più presto, e ancora diciamo che sono quelle chirurgiche che le persone, non medici, non infermieri, devono usare. Le altre FFP2 e P3 lasciamole ai medici, non le andiamo a prendere in farmacia. È bene ripeterlo, ecco, continuamente, perché a volte, ecco, magari perdiamo questa cognizione, insomma. E allora abbiamo cominciato a parlare come seguire questi pazienti. Chiaramente quando un soggetto si misura la febbre e vede che è al di sopra di 37,5, e allora deve stare a casa, non deve uscire assolutamente, a maggior ragione non deve uscire nemmeno col cagnolino, e deve chiamare il proprio medico, magari se continua la febbre ad essere presente. Una cosa che noi diciamo, di cercare di procurarsi il saturimetro è un apparecchietto, ecco, io ce l'ho adesso qui e lo metterò anche nella pagina Respiro Italia con le spiegazioni di come va usato. Praticamente si mette il dito all'interno, si preme e si vede la saturazione di ossigeno, e questo è importante, perché questo virus... Quanto è che ci dobbiamo cominciare a preoccupare quando scende al di sotto di? Al di sotto, ecco, diciamo che in genere dovrebbe essere inferiore a 95. I valori migliori sono tra i 95 e 100. Sì. Se al di sotto di 95, diciamo che in un soggetto giovane è una tendenza alla desaturazione. Attenzione, chi ha la BPCO, chi ha problemi respiratori, potrebbe essere abituato a avere valori bassi. Soggetti in ossigeno terapia sanno benissimo valutare i vari valori, però questo virus, come abbiamo detto altre volte, determinando la polmonite interstiziale, determina a livello polmonare, determina il blocco al venoso.
capillare, praticamente non sa più passare ossigeno dall'aria che respiriamo e che introduciamo nei polmoni, l'ossigeno deve penetrare nel sangue e normalmente appunto bisognerebbe avere idealmente 97, 98, 99, 400. Quando c'è questa barriera alveolo capillare, la polmonite interstiziale, e allora al di là dell'affanno che tende ad aumentare, al di là della tosse e della febbre, si hanno valori al di sotto di 92. Questo comincia a preoccupare in un soggetto sano che si è ammalato per la prima volta. Noi consigliamo di fare dei passi, una trentina di passi, e poi di misurarlo per vedere se c'è una desaturazione, anche da esercizio fisico, anche se minimo, per vedere, perché se tende a scendere al di sotto di 92 va consigliato il ricovero, questo perché potrebbe esserci una polmonite interstiziale che richiede quantomeno un attacco del torace ad alta risoluzione che possa far vedere la patologia. Un apparecchietto del genere lo si trova tranquillamente anche attraverso i canali di vendita online, quindi in effetti se anche non si vuole andare in farmacia costa poco, mi pare di sapere, che mia moglie, ecco, che è piuttosto attenta, l'ha comprata a tempo non sospetto, quindi ce l'abbiamo, perché ecco, non sapevo di questo dato, a volte è uscito 91-90, però insomma adesso sappiamo precisamente come dobbiamo regolarci, insomma, è che è una cosa importante. Non costa molto, 100 euro, adesso non so che, però attenzione che tende a scendere soprattutto nei fumatori, e questo è un altro argomento. Ecco, mi ha anticipato, poiché io sono, come dire, parte in causa, perché purtroppo, nonostante i miei appelli, anche i suoi, a casa mia il lato femminile continua a fumare, diciamo che poi parliamo anche del fumo in relazione a questo virus, è opportuno farlo. Sono terribili i fumatori, il dramma è che stando a casa magari sono portati a fumare ancora di più, però diciamo che fino a che si vive da soli è un problema personale, quando si vive con gli altri, soprattutto con dei bambini, si coinvolgono anche le altre persone, il fumo passivo è un fattore scatenante, anche bronchite, anche tosse in chi convive con queste persone. Adesso, come dicevamo, c'è un aumento dei soggetti allergici, che non c'ha niente a che vedere con la Covid-19, che starnutiscono, che tossiscono. Questi soggetti allergici, asmatici, allergici al polline di parietaria soprattutto, ma anche alle graminacee, diciamo che quando sentono il fumo passivo cominciano a tossire. Anche se sentono i disinfestanti, gli odori che adesso vengono reclamizzati. Noi diciamo, attenzione, evitate anche il profumo quando c'è un soggetto allergico. E soprattutto un soggetto allergico asmatico, evitate il profumo, figuriamoci il fumo. E per quanto riguarda la Covid-19, ci sono studi pubblicati, quindi scientificamente validati, che i soggetti fumatori hanno rischi maggiori di un peggioramento della situazione polmonare rispetto ai non fumatori, perché hanno alterato le difese dell'organismo, hanno alterato il ruolo dell'epitelio, delle vie aeree e anche dei macrofagi, cioè cellule protettive, e quindi di conseguenza il virus ha un'aggressività maggiore. Per questo si dice evitate di fumare, evitate anche il vapore, evitate di svaporare, perché tutto quello che viene inalato, che non siano i farmaci, che viene inalato di aggressivo come fumo, come profumo, eccetera, abbassa le difese dell'organismo. Questo, mentre questi non devono essere inalati, vanno invece continuati i farmaci inalatori. E nei soggetti asmatici in questo periodo è consentito di fare gli spray anche di cortisonici con i broncodilatatori. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che bisogna stare attenti con l'ibuprofene, con i FANS, eccetera. Per quanto riguarda invece i farmaci antiasmatici, devono essere continuati.
non soltanto a livello orale per gli asmatici, ma anche per i rinitici. Proprio ieri ci siamo collegati con i colleghi della World Health Organization, nella commissione che ho l'onore di presiedere, sia con i colleghi francesi, tedeschi e gli altri, e abbiamo siglato che si può continuare a inalare anche gli spray nasali. In questo periodo, soprattutto chi starnutisce perché è allergico, magari pensa di essersi preso la Covid, diciamo attenzione, se siete allergici non vi spaventate, però prendete gli antistaminici, fate le inalazioni con le soluzioni saline, soprattutto quelle ipertoniche, che lavano il naso, e periodicamente utilizzate anche gli spray di cortisonici nel naso. Ma dice, ma allora lo possiamo usare o non usare il cortisonico? Per via locale non ci sono problemi, quindi abbiamo detto e abbiamo siglato queste linee guida di usarlo anche in questo periodo di Covid-19, perché riducendo la infiammazione nasale si riduce anche la starnutazione e quindi l'eventualità delle goccioline con il virus. Professore, per quanto riguarda i dati pubblicati ieri, balza per all'occhio una cosa che a me preoccupa un attimino: i tamponi effettuati sono stati veramente pochini. Ecco, qual è il motivo? C'è saturazione all'interno dei laboratori? Ci sono difficoltà? Perché veramente i casi sono stati pochi, però voglio dire, i tamponi altrettanto pochi, almeno questo è quello che ho dedotto io. Questo è veramente, veramente un dato di fatto. Io ho dei pazienti che hanno febbre, ai quali ho detto, ma l'avete detto al medico di medicina generale? Sì, abbiamo detto che vogliamo fare i tamponi, ma di fatto non li hanno fatti. Per cui, ecco, anche la casistica è ridotta, e questo l'ha ammesso anche Borrelli ieri. Noi diamo dei dati, però, su una popolazione non totalmente esaminata. In Veneto hanno cominciato, soprattutto a Padova, a farli a tappeto. Questa sarebbe, dal punto di vista epidemiologico, una cosa da incoraggiare e da fare, perché soltanto così noi possiamo vedere se innanzitutto ci sono fattori sani, che ci sono, ma una volta identificati con i tamponi, se sono fatti a tappeto, ebbene si può dire a queste persone: per favore state a casa ancora di più, non dovete andare, non dovete scendere nemmeno per andare in farmacia, perché i portatori sani sono quelli che possono fare allargare, probabilmente, anzi sicuramente hanno avuto un ruolo in questo. Io ripeto, ho diverse persone che a casa stanno con la febbre, febbricola eccetera, e ho detto: ma voi dovete fare il tampone, dovete insistere. Però non è sempre facile ottenerlo, questo non l'ho capito, perché se una regione come il Veneto lo sta facendo, perché in Campania non si fa? Questa è una domanda, voglio dire, che ci facciamo e che vorremmo delle risposte effettivamente, anche perché ieri noi siamo napoletani nel bene, nel male, anche nella creatività. Una signora praticamente giù alla sanità si è stesa a terra, ha bloccato il passaggio di auto, ambulanza e tutto, perché ha detto: io c'ho mio marito che c'ha tutti i sintomi del coronavirus, intanto sta a casa e nessuno si prende la briga. Con questo, diciamo, metodo, diciamo sui generis e magari anche discutibile, poi è intervenuta l'ambulanza, pare che il tampone gliel'abbiano fatto, aspettiamo il risultato, voglio dire, dobbiamo arrivare a questo, o magari, ecco, è opportuno che le strutture preposte si diano una smossa in questo senso. Questo io personalmente con la mia pagina Facebook Respiro Italia, che ha un certo seguito, come lei sa, e che insieme di amore cerchiamo di dire queste cose. Questo è un messaggio che più volte ho cercato di fare. Perché non si fanno queste? Anche, ecco, un'altra persona che poi ho consigliato, infatti è stata poi ricoverata al Cotugno ed è proprio avantieri, è stata dimessa perché aveva due tamponi negativi dopo una settimana, sì, una forma
forma leggera, era riuscita ad avere lei il tampone, ma non il marito, i due figli che convivevano con lei anche se in stanze separate. È importante questo, nel senso, in questi casi è importante farla. È difficile che noi potremo ottenere di farla a tappeto, però diciamo che almeno nei casi quando si presenta febbre, che potrebbe anche essere non da Covid, certo che con quei sintomi, con la tosse, con il dolore toracico, con l'anosmia, ecco, diciamo che il sospetto è forte, però questo sospetto va vidimato correttamente con un tampone, altrimenti rimane lì. Poi mi riaggancio a quello che ha detto lei della signora che si è stesa per terra, e a questo punto ha fatto bene, insomma, perché lo metto in parallelo, ahimè, in senso negativo, con il filmato di ieri di Torre del Greco, di persone che per strada prendevano in giro l'auto che diceva state a casa, state a casa, state a casa. Ma è assurdo, cioè qui sono casse da morto, e l'abbiamo visto e lo vediamo quotidianamente, e questa gente ancora deride quelli che dicono state a casa, state a casa. Non è adesso che il trend di difesa possa incoraggiare moltissimo. Io sono ottimista e spero tanto che giorno dopo giorno possiamo uscirne, però dobbiamo avere varie giornate di credito negativo, e tutto lo sostiene con la fermezza di stare in casa. Professore, il filosofo Roberto Esposito, che in effetti è docente alla Normale di Pisa, anche se è napoletano, ha osservato che la politica non può essere governata dai medici. Io osserverei, non so se lei è d'accordo con me, che però poi la sanità non dovrebbe essere gestita dai politici, o sbaglio? Sì, assolutamente, assolutamente. Guardi, io non lo so se diciamo è vero questo, che di fatto il ministro attualmente della sanità nostro, Speranza, non è un medico, però si sta comportando veramente bene. E io sono stato coordinatore del GARD ministeriale per diversi anni, è una commissione su ambiente e salute respiratoria, la Global Alliance Against Respiratory Disease, con la Lorenzin, e la Lorenzin era brava come ministro, pur non essendo medico, addirittura non essendo laureata. Quindi diciamo che non sempre si può dire, ma di fatto io non ricordo, ecco, soltanto Sirchia ricordo come politico e come medico, che ha fatto quella ottima legge. Infatti Girolamo è una persona da lodare, e lo faccio frequentemente attraverso i social, perché lui è molto attivo in questo. Come medico ha fatto quella legge, che è un'ottima legge antifumo. Di fatto si è ridotta, non azzerata magari, però il numero dei fumatori si è ridotto. Benissimo, professore, siamo al termine di questa nostra chiacchierata. Io voglio ricordare a chi ci sta seguendo che alle 12 abbiamo un'altra diretta, questa volta con diciamo il professor Mautone, che si soffermerà sulla parte, diciamo, giuridica legata a quello che adesso faremo, ecco, prima di lasciarci, cioè dove arriva diciamo il diritto alla privacy, e perché non utilizzare tecnologie all'avanguardia che, se è vero, vanno a ledere un po' con la privacy, però vanno ad arricchire quello che è. Ecco, Mautone si soffermerà sugli aspetti giuridici, ma sull'aspetto, diciamo, pratico, lei come la vede, insomma, si può rinunciare un po' a privacy? L'epidemia del genere, che sta determinando tanti decessi e tante persone, eccetera, non c'è privacy che tenga. Il modello seguito in Cina e in Corea del Sud sono modelli che hanno funzionato, nel senso, quelli avevano sotto osservazione le persone, se si muovevano, se non si muovevano, se quelli con febbre, eccetera. Ma non esiste proprio, nel senso che io sono assolutamente favorevole, quando c'è un'epidemia del genere, a poter fare approcci del genere, che aiutano tantissimo tutti. Quindi, ecco,
veramente noi ieri dicevamo del fatto della chiusura anche di alcune ditte che non guadagneranno di più, ma altre 2 settimane poi significa guadagnare, non fare altri morti. Così anche il poterli identificare attraverso i telefonini, le persone, eccetera, significa tanto. Quindi la privacy, secondo me, se ne va a far friggere, perché quello prioritario è la salute delle persone. E questo mi pare che sia il concetto che io condivido pienamente con lei, e noi non siamo certamente persone che tendono all'assolutismo, siamo dei democratici nel DNA, quindi voglio dire, quando c'è, come dire, necesse est, dicevano i latini una volta, e credo che ci dobbiamo agganciare a questo termine, o no? Certo, certo. Quindi adesso l'intervista andrà in onda su Radio More anche alle 18.30. Anche alle 18.30, sì, va l'intervista questa qua. Quindi chi non ci ha potuto seguire stamattina ci segue nel pomeriggio. Noi facciamo queste repliche anche perché a volte c'è un'utenza diversa sugli orari, anche se oggi, diciamo, con il fatto di dover stare molti di noi chiusi in casa, non ci sono più queste distinzioni di fasce, però è una nostra abitudine che non perdiamo di replicare nel pomeriggio. E poi chiaramente io appena possibile, appena ho da voi, da Radio Amore, l'intervista la metto su Respiro Italia, e francamente sono molti quelli che chiedono, quelli che condividono, e credo che stiamo facendo un servizio utile a tutti quanti. Invitiamo appunto chi ci segue a collegarsi con la pagina Respiro Italia, perché è una pagina di grande interesse ed è gestita da lei in maniera veramente spassionata e con amore. A proposito di, le rubo un altro minuto su una notizia di cronaca. In effetti, per potenziare il personale medico di Guerrito Mare, pare che abbiano chiamato 5 ragazzi, diciamo, laureati e neospecializzandi, i quali hanno rifiutato praticamente la proposta di Verdoliva perché l'hanno considerata poco appetibile, dicendo anche che in queste situazioni ci sarà qualche regione che gli offrirà di più. Insomma, mi pare che la notizia adesso è così, però un commento abbastanza critico credo che vada fatto in questo senso. Ho sentito anche il comunicato di Ciro Verdoliva, che era con noi al Cardarelli, adesso è il direttore generale dell'ASL 1, che è una persona estremamente attiva, ed era molto dispiaciuto giustamente di questo rifiuto di questi giovani, che hanno detto effettivamente noi ce ne andiamo in altre regioni dove ci pagano di più. Cioè fare mercimonio della professione di medico, quando poi abbiamo visto che ben anche oltre 7.000 medici hanno risposto alla richiesta di averne 300 in Lombardia, 7.000 eccetera, con rimborso spese e poco altro, bene, questo è stato veramente triste vedere che esistono ancora persone ancora non specializzate che fanno una questione economica. Noi abbiamo fatto... Non cominciano bene, francamente. Abbiamo fatto guardie su guardie, una cosa incredibile, magari per pochissimi soldini, eccetera, eppure siamo arrivati ad avere una nostra dignità e una nostra cultura. Certo. Se si comincia così è veramente triste. Professore, la ringrazio del suo intervento, ci diamo appuntamento in diretta domani, sempre alla stessa ora. Grazie a lei e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso. È un piacere, saluto con il cuore tutti quanti. Arrivederci, buongiorno.